Un'occasione unica per il territorio, una vetrina internazionale straordinaria per Brindisi, così il deputato Mauro Dattis sul G7 in Puglia, in particolare sulla cena inaugurale che si è tenuta nel castello Svevo di Brindisi. Dattis, ai nostri microfoni, si è soffermato anche sull'importanza dell'arrivo a Brindisi nei giorni scorsi del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres e del ministro degli esteri Antonio Tajani per rimarcare ancora una volta sempre di più il rapporto forte e intenso tra il territorio e la stessa ONU. Onore al presidente Sergio Mattarella che ha scelto Brindisi. E poi però dobbiamo aggiungere che evidentemente c'erano le buone ragioni affinché il presidente decidesse di ospitare, di invitare i suoi ospiti meglio a Brindisi. Credo che Brindisi non ci abbia impiegato molto a mettere il vestito più bello, perché obiettivamente, come avete visto, a parte, diciamo, la messa in sicurezza delle strade principali di accesso, che è stato un toccasana, ovviamente anche per le risorse del territorio, perché sono stati fatti importanti lavori a livello provinciale, Brindisi, Fasano, insomma, alcuni milioni di euro sono stati riversati e si sono visti. C'è un tema che le sta particolarmente a cuore, da sempre, quello della presenza dell'ONU a Brindisi. Allora, la base di Brindisi è base logistica del Mediterraneo, è strategica, lo è diventata ancora di più perché da qui, come ha ricordato ieri il vicepresidente Antonio Tajani, sono partiti gli aiuti all'Ucraina, gli aiuti anche alla Palestina. È evidente, la base di Brindisi è una base per la quale, l'ONU deve continuare alla quale l'ONU deve continuare a credere.